Ciao a tutte ragazze! Allora, finalmente il trucco di San Valentino. Ve lo faccio vedere bene da questa parte. Eccolo qua. È fatto così. Quindi non è neanche difficilissimo da realizzare. I colori che ho utilizzato sono tra l'arancio e il marrone, quindi ho pensato un po' al cioccolato all'arancia. Ho preso tutti i colori dalla palette 88 colori e quindi iniziamo subito col tutorial. Allora, ho iniziato con una base bianca. Io ho preso questa base della Kiko. A proposito, mi sono messa lo smalto blu elettrico perché mi piace troppo questo colore. Il numero 02 ed è proprio bianco, bianco perlato, e la metto in tutta la palpebra e anche sopra. Prendo questo mio pennellino, che il mio è dell'Elite, che lo trovate all'Ocean, qualsiasi Ocean, anche all'Hyperpan, ed è appunto fatto così. E poi prendo la mia palette da 88 colori e uso questo colore qua, che appunto è un colore sull'arancio, pesca arancione. Poi prendo il mio collirio, che solitamente uso il collirio per intensificare il colore, soprattutto dalla palette 88 colori, perché che i colori sono shimmer. Allora, inizio con mettere nella prima parte dell'occhio questo bel colore arancione. Ecco qua, allora arrivo fino a qui, quindi mi alzo abbastanza dalla palpebra e la prima parte è finita. Prendo un altro mio pennellino, che il mio è questo dell'Estée Lauder, che mi è stato regalato un Natale scorso, con cui mi trovo veramente bene, e poi prendo questo mio marrone, marrone scuro, che sa proprio di cioccolato. Prendo sempre il mio collirio e prendo un po' del prodotto. Come vedete, appunto, il marrone è abbastanza scuro, adesso lo andiamo tutto a sfumare. Ecco qui, sfumato. Allora, dopo aver sfumato bene il marrone con l'arancione, prendo di nuovo il mio pennellino, il mio arancione, da intensificare di più nella prima parte. Ecco fatto anche da questa parte. Allora, dopo prendo il mio eyeliner glitterato della Essence, Crystal Eyeliner, e questo lo trovate sempre a qualcosa come 2,45 euro, e faccio una riga molto sottile di eyeliner. Ecco qui. Poi prendo quest'altro mio pennellino e prendo questo colore qui, che è il secondo della mia palette, a partire da sinistra. È un colore panna e lo vado a mettere qua sopra. Per illuminare. E poi utilizzo dentro l'occhio questo color marrone della Essence, ed è appunto la mia matita automatica. Prendo e per finire il mio mascara. Non l'ho ancora messo neanche da questa parte. Ecco
Ecco qui, il trucco è finito. Come vedete è un trucco veramente semplice comunque. Ho deciso di fare sia questo che il prossimo che vedrete, che è quello diciamo più semplice ancora, con il quale appunto utilizzo solo un ombretto. Questo invece è un trucco, secondo me, portabilissimo, bellissimo, con dei colori stupendi. E tra l'altro mi piace troppo questo mascara, perché come vedete allunga molto le ciglia. Ed è uno dei miei mascara preferiti. Comunque, a seguire da questi video di San Valentino, proseguirò con dei video comunque di make-up. Quindi non mi fermo assolutamente per i video di make-up. Questo trucco mi è venuto in mente perché appunto ho pensato che lo scorso San Valentino ho fatto un trucco sul bacio perugina. Quindi per chi non l'avesse visto, io scrivo il link qui. E poi anche un altro trucco per San Valentino l'ho fatto sempre l'anno scorso, lo scrivo invece da questa parte. Ora invece vi volevo dire che cosa ho utilizzato per le labbra e che opzioni potete avere appunto per le labbra. Io ho usato questo rossetto della Kiko ed è il numero 96. È un rossetto color carne, potete renderlo ancora più bello mettendoci un gloss sopra. Prendo questo gloss della Essence e metto proprio al centro, sia sopra che sotto, il gloss. Ecco fatto. E secondo me questo dà un effetto ancora più bello, sia alle labbra sia al rossetto. Adesso vi faccio un po' di foto così vi rendete conto un po' di com'è e spero soprattutto che i colori si siano visti bene. Spero che il trucco vi sia piaciuto e al prossimo video allora. Un bacione!